Ecco che siamo in diretta dalla Irene Festa, al nostro stand della nostra associazione, che è Campus del Bene Comune. Ci viene da dire Campus del Cambiamento, ma invece non è un'altra cosa, ma comunque è, diciamo, la nostra piattaforma online. Quindi salutiamo gli amici che ci seguono sia da Facebook che da YouTube, ma anche l'ho mandato su Piccolo Sociologo, mi sono permesso di diffondere un po' di cultura della non violenza e di pace. Caro Pasquale, è veramente un piacere averti. Ciao, buongiorno a tutti. Ci hai fatto questo favore di passare prima da noi, prima della tua chiusura, qua alle Irene Feste, insieme ad altri amici. Vedevo prima Zanotelli che girava. Non l'ho ancora visto, ma so che c'è. Ho visto Mao, Valpiana. Mao, certo. Tanti amici a parlare di pace e non violenza. Ecco, probabilmente c'è anche qualcuno che non ti conosce. Sicuramente sì. Ci sarà qualcuno che non ti certo conosce. E io dico due cose così. Sei di formazione, un filosofo di formazione, però soprattutto scrivi tanto, mi sembra, no? Vuol dire che sono un grafomane? No, assolutamente no. Scrivi tanto. I temi ovviamente sono inerenti, ma sei anche un educatore. E tra l'altro, ecco, io sono uno dei follower di Pasquale Pugliese. Sì, sono uno e condivido spesso, perché ritengo che tu abbia proprio una visione molto attenta e molto realistica della situazione. Ma non sei solo un osservatore, sei anche un attivista. E quindi questo è un altro aspetto molto importante di te. Adesso faremo un accenno intanto sul tuo intervento di chiusura qua ai Irene Fest, che è su Don Milani, lo possiamo dire. Sì, certo. E poi però secondo me è importante fare conoscere Pasquale Pugliese proprio come persona, quindi non solo quello che fa, ma per esempio Pasquale, perché lo fai? Cioè, da dove nasce questa tua grande motivazione di parlare di pace e non violenza e dei protagonisti e degli ispiratori di questi temi? Domandina. Potrei cavarmela dicendo che non me lo ricordo più da dove nasce, ma in realtà è radicata perché credo che sia radicata ai tempi del mio percorso di studio universitario. Io sono di origini calabresi, ho fatto filosofia a Messina, in Sicilia, e lì a un certo punto ho cominciato a scoprire i temi dell'obiezione di coscienza, a proposito di Don Milani, attraverso gli scritti legati al suo processo, cappellani militari e giudici, l'autobiografia di Gandhi che trovai su una bancarella. Chi Gandhi? Chi è? Gandhi, sulla bancarella, e cominciai a collegarmi con le persone che a Messina si occupavano di non violenza. Scoprì la rivista Azione Non Violenta, non so se si vede, sì. Che è la rivista fondata da Aldo Capitini, sì, nel 64, e da lì, come dire, cominciare a approfondire questi studi e ovviamente la scelta dell'obiezione di coscienza che feci durante il mio percorso di studi, di formazione. E quindi contemporaneamente mi ricordo che ero obiettore di coscienza, facevo il servizio civile e scrivevo la tesi di laurea su Aldo Capitini. Subito proprio così. E quindi sì, è stato amore a prima vista, non un flirt via,
come scrive Capitini sulle sue pagine sulla non violenza, ma una storia importante che continua tuttora. E quando poi per il percorso di vita mi hanno portato lontano da tanto la Sicilia che dalla Calabria, adesso vivo a Reggio Emilia, sono entrato in contatto col movimento non violento nazionale, sono stato anche negli organismi dirigenti a un certo punto, come ovviamente le attivazioni locali, e da allora, pur facendo di professione qualcos'altro, ho sempre fatto qualcos'altro, oggi mi occupo dal punto di vista professionale di politiche giovanili per il comune di Reggio Emilia, in realtà non ho mai dismesso l'impegno, a volte più attivista, a volte più culturale e informativo, sui temi della non violenza, che paradossalmente, anzi forse paradossalmente non è neanche l'avverbio giusto, credo siano più urgenti adesso di 30-35 anni fa, quando cominciai a occuparmene. Quindi se ho fatto una scelta giusta nella mia vita è sicuramente quella di aver iniziato a occuparmi di non violenza e di continuare per come riesco, per come posso anche adesso. Avrei tanto di tante curiosità. Innanzitutto c'è un libro di Capitini tuo che non solo, quindi ci hai fatto una tesi, ma ci hai fatto anche il libro Introduzione alla filosofia della non violenza di Aldo Capitini, sì, che lo facciamo vedere in sovraimpressione, questo, se no, se, ecco, questo qua di Pasquale Pugliese, giusto perché se non conoscete Capitini è un praticamente, ecco, c'è la discendenza, no, del movimento non violento da Gandhi ad Aldo Capitini fino a noi d'oggi, e per chi non lo conosce assolutamente questo è un mezzo per conoscere. Dal tuo punto di vista ci vuoi dire due cose su, così lo so che ci sarebbe veramente tanto da dire questo, su questo personaggio incredibile a cui dobbiamo molto. Sì, quel libro lì in qualche modo è una rielaborazione e approfondimento della mia tesi di laurea, che però ho fatto, rielaborazione che ho fatto nel 2018, perché erano i miei 50 anni, mi sono fatto questo regalo, era anche il cinquantenario della morte di Aldo Capitini, morto nel 68. E Aldo Capitini è il fondatore della non violenza politica in Italia, sostanzialmente. Nasce nel 1899, usava dire io gli anni del secolo, fu antifascista durante il fascismo, è perseguitato, fu tra l'altro licenziato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa perché fu uno dei pochi che non prese la testa del regime fascista, obiettore di coscienza ante litteram, ma fu poi anche un sorvegliato speciale della Polizia Repubblicana. C'è un bellissimo libro di Andrea Mori, un archivista che racconta Aldo Capitini attraverso le segnalazioni delle questure di tutta Italia, che iniziano nel 1933, appunto l'anno in cui rifiuta la tessera, e vanno avanti fino al 1968. Quindi era anche attenzionato dalle questure democratiche repubblicane, perché personava in maniera seria e culturalmente fondata la via italiana alla non violenza, che è una via che aveva nel suo caso un valore filosofico. Uno dei personaggi che maggiormente ha approfondito il pensiero della non violenza, i fondamenti della non violenza, ma anche religioso. Lui è stato, da un lato ha praticato, diciamo, la pratica appunto dello sbattezzo, ma è stato uno dei maggiori scrittori di religione in Italia, di libera religione, di spiritualità. I COR, centri di orientamento religioso. I COR, così come ha costruito i COS, centri di orientamento sociale, che sono stato il primo esperimento di partecipazione popolare e democrazia diretta addirittura. L'omnicrazia. Che poi porta al concetto di omnicrazia successivamente. Ecco, li sperimenta nella Perugia appena liberata dall'antifascismo, perché dice dopo 20 anni in cui c'era uno solo che parlava, gli altri potevano solo ascoltare, è tempo invece di tutti parlare e ascoltare, che era poi il motto dei COS, cioè sperimentare la democrazia diretta. E quindi diventa il punto di riferimento italiano, ma anche internazionale, perché poi ha collegamenti con tutti i movimenti non violenti, almeno d'Europa, anche perché inserisce il movimento non violento che lui fonda nel 62, dopo, come esito,
della Marcia della Pace. Marcia della Pace, ecco. 24 settembre 1961. Perugia, Assisi. Perugia, Assisi. Questa idea della marcia che gli viene un po' dalle marce candiane, no? Certo. La marcia del sale, le marce per la conquista dell'autogoverno, che per fortuna ancora si fanno, per fortuna, esatto, e contemporaneamente anche le marce antinucleari che faceva Bertrand Russell in Gran Bretagna, nell'epoca in cui gli intellettuali in prima persona si impegnavano per il disarmo, e quindi anche Aldo Capitini dice: io siamo 61, considera che nell'estate di quell'anno era stato eretto il muro di Berlino, quindi siamo in uno dei momenti più difficili, più gravi della crisi tra est e ovest, e quindi lui voleva dare un segnale di una mobilitazione dal basso delle persone comuni, e si chiedeva: qual è lo strumento che posso utilizzare perché tutti comprendano del bisogno di una presa di parola dei cittadini comuni sul tema della pace, certo. Perché è tema troppo grave da lasciare in mano ai governi e ai generali. E quindi immagina questa marcia da Perugia ad Assisi, per la prima volta, una cosa mai accaduta in Italia, e da lì poi nasce il movimento non violento, nasce la rivista Azione Non Violenta. E voi prendete il testimone, e noi siamo, tu, Mao e tutti gli amici del movimento. Siamo in qualche modo i suoi eredi, sì. Danilo Dolci, poi insomma c'è la catena, diciamo, che si passa il testimone fino ad oggi, insomma. A cominciare da Pietro Pinna. Pietro Pinna fu il primo obiettore di coscienza politico italiano nel 48, che fu da un lato, come dire, Aldo Capitini fu la persona che portò alla luce e al grande pubblico la sua esperienza, l'esperienza di Pinna, che era in carcere militare. E dall'altro pose all'ordine del giorno, anche culturale e politico, il tema dell'obiezione di coscienza. Ma poi Pinna divenne il primo collaboratore di Capitini, direttamente, tanto sì, nel movimento non violento quanto per la rivista, certo, Azione Non Violenta. E quindi c'è tutta questa... Ma ci sarebbe veramente tantissimo da scoprire. E uno dei mezzi per farlo è appunto il libro di Pasquale. Io ti faccio una domanda personale prima di parlare magari anche del, un attimo così di passaggio dell'altro tuo libro. Ti chiedo se tu appunto sei un militante, un attivista da tantissimo tempo, come hai detto, da giovanissimo. So che tra l'altro, insomma, non sei l'unico, questa cosa è proprio di famiglia, no? Allora ti chiedo, come hai detto prima, che addirittura ce n'è ancora più bisogno, cioè quindi va addirittura non solo riscoperta, riconfermata, ma come vivi questa situazione? Dopo tutto quello che hai fatto, il tuo impegno, cioè anche con un certo sconforto, oppure cioè proprio la tua situazione, come vivi questa situazione? Ecco, appunto, faccio fatica anche a trovare le parole, ma proprio per capire, dopo tutto quello che hai fatto, mi immagino, ecco, che magari una persona possa avere dei momenti anche per la serie, ma io, cioè, tutto quello che ho fatto, che sono riuscito a smuovere qualcosa, sicuramente lo ha fatto, ecco, volevo sapere. Guarda, provo a darti due risposte diverse. Una rispetto all'affermazione che facevo prima, perché oggi la situazione è ancora più grave. Io ho cominciato a occuparmi di non violenza sostanzialmente dopo l'89, quindi alla fine degli anni 80, inizio anni 90, dove in realtà, con quella che fu quella grandiosa esperienza di lotta non violenta dei popoli europei, che portarono all'abbattimento del muro di Berlino, alla fine dei blocchi, con un alleato importante, il presidente Gorbaciov, che con lungimiranza si adoperò anche per una sorta di disarmo unilaterale, che era poi quello che i movimenti pacifisti chiedevano, no? Esatto. Quindi ci fu questa strana alleanza tra i movimenti pacifisti dell'Europa dell'Ovest, che avevano fatto tutte le lotte contro gli euromissili, Comiso, Sigonella, eccetera, i movimenti per la democratizzazione dell'Europa dell'Est, e questa alleanza con questo presidente lungimirante di cui ancora non si è finalmente, secondo me, inquadrato il suo contributo. E quindi in quegli anni, che comincio a occuparmene io, sembrava a un certo punto che ci fosse una sorta di momento
favorevole al disarmo, alla pace, alla non violenza. C'è stato, infatti, c'è stato, ci sono stati. C'è stato anche, tu vedi un po' i dati del SIPRI, che raccontano anno come anno. Se ne parlava curva, almeno ufficialmente, sì, tra i governi. Effettivamente poi si spende meno, c'è una sorta di dividendo di pace che si comincia, ma dura pochissimo, già con la prima guerra del Golfo, 1991, e poi via via noi viviamo una sorta di nuova escalation della guerra, tanto come della guerra guerreggiata, quanto come dell'ideologia di guerra, che è tornata ad essere al centro della attenzione, al centro dell'interesse, al centro delle spese militari, al centro della minaccia reciproca, anche nucleare. Noi avevamo rimosso colpevolmente il pericolo del nucleare, che invece è tornato prepotentemente sulla scena. In questo momento abbiamo 13.000 testate nucleari puntate contro le teste di tutti, anche le cosiddette armi tattiche, che essendo appena un po' più piccole, paradossalmente sono più pericolose perché più facilmente utilizzabili, si minaccia tutti i giorni di lanciarsene contro, come non succedeva appunto da prima dell'89. Quindi credo che c'è un ritorno pericoloso e gravissimo della guerra in Europa, in tutto il mondo. Ci dice l'Università di Uppsala che siamo circa 170 conflitti armati in questo momento sul pianeta, ed è al centro proprio della tornata al centro della politica. E questo è inconcepibile. Ma provo a rispondere alla seconda domanda. Questo non vuol dire che i nostri sforzi sono stati vani. Certo. Cioè, la non violenza, proprio perché cerca di andare nella dimensione più profonda, non rimanendo solo su quella superficiale della violenza e della guerra, la sua efficacia si misura probabilmente sui tempi della storia, non sui tempi della cronaca. Io vedo che sui tempi della storia molte cose stanno avvenendo. Pensa per esempio allo straordinario avanzamento che c'è dal punto di vista della Chiesa Cattolica. Certo. Da Papa Francesco al quotidiano L'Avanti. Certo. Mentre Don Milani a suo tempo, di cui parleremo più tardi, era osteggiato da tutti. Esatto. Adesso Don Milani è un punto di riferimento di Papa Francesco, che è stato nel 2017 a Barbiana. L'Avvenire è diventato il giornale più pacifista che ci sia, e quindi non era affatto scontato. No. E ci sono un pullulare di iniziative non violente e pacifiste, però è chiaro che l'impegno serio per l'insegnamento di Capitini, dei nostri maestri di non violenza, è che bisogna ribaltare il motto latino bellico: se vuoi la pace, prepara la guerra. Nel suo contrario, se vuoi la pace, prepara la pace. Allora, il vero punto di debolezza dei nostri movimenti è che non... Di debolezza dei nostri movimenti è che non ci si può occupare di guerra soltanto quando la guerra è tutti i giorni sui telegiornali. Certo. Quando partono i cacciabombardieri, quando... È già tardi. La guerra va... il lavoro per la pace va fatto costantemente, tutti i giorni, senza defluire nei mille altri impegni che pure ci sono quando viene meno il momento di attenzione grave. Allora la vera sfida è tenere nel tempo la costanza di portare avanti campagne efficaci che vadano al cuore del problema. È quello che un po' proviamo a fare. Se dal 1962 il movimento non violento e dal 1964 l'azione non violenta, con tutte le fatiche dell'editoria che conoscete anche voi, che ci sono, riusciamo a portare avanti questo messaggio, ma anche questi impegni, con tante campagne, in questo momento per esempio col cartello Europe for Peace, che è molto ampio. Molto questo importante. Dialogo con le persone. Dialogo con le persone vuol dire che insomma la direzione è giusta e qualche risultato c'è. Dopodiché, che i tempi siano quelli della storia, a me piace ricordarlo quando mi fanno questa domanda con una immagine. La prima volta che fu eletto Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti, c'era uno striscione, no, a Washington, in cui si diceva
c'era scritto in questo striscione, Rosa dovette sedersi, e Rosa era Rosa Parks, no? Boicottaggio degli autobus, dovette certo. sedersi. Perché Martin potesse camminare, quindi stiamo parlando del 1955, perché oggi Barack possa volare. Quindi il boicottaggio è durato un anno e mezzo, la lotta di Martin Luther King è durata 20 anni, il primo presidente degli Stati Uniti di colore è arrivato negli anni 2000. Causa-effetto, causa-effetto. Quindi bisogna ragionare sui tempi della storia. Esatto. Quindi insomma non avresti potuto comunque fare altrimenti, ecco, capisco questo. E adesso siamo all'altro libro, che è più recente, parla anche dell'ultimo periodo che c'è stato della pandemia, ma ovviamente sempre dal tuo punto di vista e sempre parlando di non violenza. Sì, disarmare il virus della violenza, ma anche questo ovviamente è, insomma, ci sarebbe bisogno di tempo, ma io ti chiedo, quindi in questo libro tu parli della violenza come un virus, dove, ecco, qual è il veicolo di propagazione di questo virus della violenza? Penso che tu qua l'hai ben evidenziato. Quello è un libro che nasce, diversamente dal primo, come insieme di articoli scritti nei 2 anni di pandemia, durante il lockdown, ma anche dopo, insomma, in cui provavo a ragionare su come ci fosse una contraddizione enorme, sul tentativo che veniva fatto per salvare, bene o male, insomma, poi le scelte, diciamo, politiche possono anche sempre essere contestate, ma lo sforzo che veniva fatto per salvare ogni vita umana possibile da questo virus, insomma, che si diffondeva, del Covid, ma contemporaneamente le spese militari, anziché scendere e trasferire risorse per difenderci da questa minaccia incombente, continuavano incessantemente a crescere. E quindi mi chiedevo com'era possibile, anzi noi ci siamo trovati per esempio in Italia completamente disarmati rispetto a questa invasione, no? Pandemica, dopo che in 15 anni avevamo tagliato per circa 37 miliardi di euro la sanità, e invece ci eravamo impegnati per miliardi di euro per programmi di acquisto, per esempio di caccia bombardiere F-35, di cui al costo di uno solo si sarebbero potuti allestire qualcosa come 1000 letti di terapia intensiva. E quindi mi chiedevo com'è possibile questa follia. E quindi il libro, da un lato, in questo insieme di articoli, prova ad entrare all'interno di quali sono i meccanismi della violenza attraverso i quali si propaga appunto la violenza, riprendendo un po' anche il pensiero di Johann Galtung. Johann Galtung fu uno dei più importanti, ancora vivente. Anziano, ma ancora vivente. Anziano, ma vivente, uno dei fondatori degli studi per la pace internazionali. Tra i suoi, come dire, fondamenti c'è quello in cui dice che la violenza ha diversi livelli, almeno 3. Certo. Il livello superiore è quello della violenza agita, la violenza diretta, cioè le guerre, gli omicidi, la violenza... Quella che vedono tutti, insomma, fino lì, cioè, esatto. La riconoscono. È riportata dai giornali, riportata... Ma le altre? Le altre stanno sotto, ma sono fondamentali perché si possa agire quell'altra. Certo, sono interconnessi, cioè, certo. Anzi sono proprio... A fondamento, la violenza strutturale... E quindi le spese militari, e quindi gli eserciti, e quindi le leggi, e quindi l'economia, la politica, cioè tutte quelle che sono strutture che preparano e consentono l'azione violenta, la guerra, eccetera. Ma anche questi sono possibili, la struttura della violenza è possibile perché al di sotto c'è un meccanismo ancora più potente e più difficile da sradicare, che è la violenza culturale. Che è quella che è data appunto dalla cultura, da come si racconta la storia, da come si raccontano le guerre, dall'informazione, cioè tutti quei meccanismi, dispositivi culturali e informativi
che servono a legittimare il fatto che si spendono risorse per la guerra e che poi le guerre si facciano davvero, che facciano sostanzialmente, anche se implicitamente e indirettamente, quella che si chiama propaganda di guerra. E durante la pandemia questa cosa secondo me è avvenuta in maniera fortissima attraverso il linguaggio. Esatto. Noi abbiamo avuto in quegli anni una colonizzazione linguistica fortissima, io su questo ho scritto un articolo che ha girato molto in quel tempo, fortissima, in cui veniva raccontata la pandemia come fosse un nemico nei confronti dei quali andava fatta una guerra. Ma in una maniera insistente, che non è soltanto una metafora, era la fondazione di un paradigma bellico vero e proprio. Che diventa la guerra giusta. Che diventava, era una guerra giusta, per cui gli ospedali diventavano trincee, gli operatori sanitari diventavano gli eroi, e quindi non c'era neanche bisogno di, come dire, dover giustificare gli anni di tagli, perché c'era questa osanna agli eroi. Chi, come dire, andava fuori col cane quando c'era il lockdown, o chi per motivi propri rinunciava a vaccinarsi, diventava il traditore. Subito dopo sarebbe diventato il putiniano, qualunque pacifista. Insomma, un meccanismo di diffusione e, per, come dire, analogia, di rivalutazione del mito della guerra, come non si vedeva da anni in Italia, quando anche le guerre effettive, pensa a tutte le missioni militari dall'Afghanistan al Golfo Persico, alla Somalia, alla Libia, che ha fatto l'Italia, per pudore si chiamavano missioni di pace. E invece, laddove si doveva raccontare come le persone si prendono cura tra di loro, rispetto a un dato che è un dato naturale e che semmai dipende da un sistema malato, che andava rivisto, il sistema malato, invece quella viene raccontata come una guerra. Con un particolare: tutte le sere eravamo abituati a vedere i bollettini di guerra, col numero dei morti, col numero dei ricoverati in terapia intensiva, eccetera. Dal 24 febbraio 2022 si cambia il soggetto, esatto, ma il linguaggio rimane identico, ma ormai l'abbiamo interiorizzato. Per cui i giornali hanno continuato a raccontare una guerra, stavolta una guerra vera, stavolta fatta con armi vere, ma la retorica è sempre la guerra giusta. È sempre la guerra giusta. Le trincee, i traditori, gli amici, i nemici, le armi, gli eroi, e così via, i bollettini di guerra, e non usciamo più. E invece bisogna proprio uscirne. E quindi questo libro, nonostante parli di un periodo tra virgolette finito, è ancora attuale. E a proposito del linguaggio, di quello che l'ho chiesto anche a De Magistris, visto che sono occupato di giustizia, soprattutto il termine giustizia viene abbinato a guerra, ma anche a pace. Per esempio, insomma, ultimamente abbiamo sentito, una delle tante cose che ci sentiamo dire è che le armi servono per arrivare alla pace giusta. Quindi anche cosa intendiamo per pace giusta qua? Perché cioè, per giustizia, voglio dire, anche Gandhi diceva Ahimsa, il primo fattore è la giustizia, ma mi sa che intendesse un'altra cosa il signor Mahatma, nel senso che la giustizia era un bene comune, no? Non il mio bene a discapito degli altri, ma un bene condiviso. Qua invece mi sembra che pace giusta è usato proprio in modo, come dicevi tu, proprio per la propaganda, usato come slogan, insomma, da Draghi anche, volete il condizionatore o la pace, cioè sono stati fatti proprio degli esperimenti sul linguaggio incredibili. E tu su questo hai scritto tantissimo, giustamente, hai lavorato, hai insistito tantissimo. Quindi qual è la pace giusta per il pacifismo, non per la propaganda? La pace giusta per il pacifismo. Se ti piace puoi usarla, perché... Cioè... Certo, assolutamente sì. Ah, ok. La pace giusta c'è, e la pace giusta è quella che si costruisce senza le armi. Questo è il tema, cioè la differenza tra un approccio non violento alla costruzione della pace e un approccio, diciamo, irenista. Qua si chiama Irene Fest, questa festa siamo tutti contenti, ma l'irenismo, cioè l'idea di una pace che non prevede i conflitti, non è realistica.
E questo, come dire, chi si approccia a questi temi attraverso lo strumento concettuale della non violenza, è chiaro, noi non ci immaginiamo un mondo senza conflitti, ma ci immaginiamo un mondo, come è scritto del resto anche nella nostra Costituzione, anche se su questo ci si riflette poco, nella quale ci dotiamo di strumenti capaci di gestire, mediare, risolvere i conflitti senza l'uso della violenza e senza l'uso della guerra. Ma i conflitti da un lato sono incancellabili, dall'altro sono indispensabili. Cioè Gandhi è stato un grande confliggente, ha fatto delle lotte non violente, e bene o male tutti i diritti sono stati conquistati con la lotta, e quindi i conflitti sono fisiologici. Ciò che è patologico è la loro trasformazione violenta, ciò che è patologico è la guerra, ciò che è patologico sono le armi. E il punto è che però, mentre la risoluzione dei conflitti senza le armi non ci guadagna nessuno, se non le vite di coloro che non vengono uccisi, quindi le persone in carne e ossa, la corsa agli armamenti che prepara le guerre è il più grande business dei nostri tempi. Ma questo, come io a volte ricordo nei miei scritti, non lo dicono solo i non violenti, ma lo diceva il presidente Eisenhower nel 1961, presidente Eisenhower, presidente repubblicano degli Stati Uniti, che conosceva bene la guerra perché era stato il comandante delle forze alleate nel Mediterraneo durante la guerra al nazifascismo, e poi viene eletto presidente. Nel 1961, nel discorso di addio alla nazione, mette in guardia gli americani, la democrazia americana, perché dice: attenzione, che c'è una saldatura in corso tra gli apparati della difesa da un lato e i produttori di armamenti dall'altro, e hanno creato quello che lui definisce il complesso militare industriale, che ha sempre più ruoli di protagonismo e di decisione nei luoghi appunto dei governi, dove le decisioni dovrebbero essere prese dai governi. E questo è una grande minaccia per la democrazia. E diceva allora: lo è nel presente e lo sarà sempre più nel futuro. Ed è quello che è avvenuto. Per esempio, è avvenuto nei 20 anni di guerra in Afghanistan, dal 2001 al 2021, al 2022 addirittura. Noi ne usciamo nel settembre del 22, settembre del 21, dove non ha vinto nessuno. 20 anni di guerra in Afghanistan, guerra completamente inventata con pretesti, su armi inesistenti, armi di distruzione di massa. Non hanno vinto gli americani, perché hanno avuto un numero incomparabile di morti, diverse decine di migliaia, quando dovevano in qualche modo vendicare i 9.000 delle Torri Gemelle. Vendicare poi è un concetto al di fuori di qualunque logica democratica internazionale, di diritto internazionale. Non hanno avuto nessuna vittoria le donne afghane, nel senso che adesso la loro condizione è peggio di prima, ma neanche il popolo afghano, che è passato dai talebani ai nuovi signori della guerra. Cioè, hanno perso tutti. Hanno perso tutti, tranne un soggetto: il complesso militare industriale. Le spese militari mondiali nei 20 anni di guerra in Afghanistan sono letteralmente raddoppiate, cioè le risorse trasferite dai bilanci degli stati ai profitti dell'industria bellica in 20 anni sono raddoppiati. E questo ci spiega perché non riusciamo ad uscire da questo paradigma. Il vecchio paradigma: se vuoi la pace, prepara la guerra, che è falso, che è ancora ancorato al pensiero magico, non è a proposito di filosofia, non siamo approdati a un pensiero razionale. Eppure tutti questi esperti di geopolitica sui telegiornali continuano a raccontarcelo tutti i giorni, imperversando, come fino a durante la pandemia imperversavano i virologi. Cioè, che avete il soggetto, ma la modalità di approcciare il problema è rimasta la stessa. Ecco, mi permetto di dire che c'è una piccola differenza, sicuramente quella del linguaggio è rimasta, come hai detto tu, mentre però il governo, da un certo punto di vista, ha fatto un passo indietro rispetto a un'epidemia, no, a un virus, per cui
ha riconosciuto di essere ignorante rispetto a dei temi scientifici e quindi ha chiamato degli specialisti. Magari dopo è tutto discutibile se gli ha dato, cioè se è stato delegato troppo. Ok, comunque insomma si è fatto un passo, diciamo, indietro di umiltà. Questa cosa non è stata fatta per la guerra, per la serie. Noi sappiamo che cos'è la guerra, sappiamo cos'è la pace. Non, io, a me pare proprio di vedere che c'è un gap enorme nel, anche a livello informativo, i mediatori di pace, no? Chi lavora da tanti anni a questi temi non è stato assolutamente tirato in ballo. Non gli si è chiesto magari, provate a elaborare un'agenda di pace, degli incontri, tutto quello che si può fare per la pace. O mi sbaglio, è una mia impressione. Io aggiungo un elemento. Non sono presi in considerazione le campagne, le opinioni, i punti di vista, l'esperienza di coloro che, penso per esempio molte nostre organizzazioni, che da molti anni fanno esperienza anche in luogo del conflitto, no? Un ponte per e tante altre, ma addirittura spesso non viene presa in considerazione neanche l'opinione dei militari. Addirittura, sì. Molti militari, penso al capo di Stato Maggiore Dragone dell'esercito italiano, ma anche al capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, che più volte hanno detto: questa guerra non si può risolvere sul terreno, non può essere vinta militarmente. Prima o poi bisogna assolutamente approntare un piano di pace e fare delle trattative, perché sul terreno nessuno può vincerla, a meno che non si pensi davvero a usare l'arma nucleare. Ma anche in quel caso nessuno la vincerebbe, perché sappiamo dai tempi del manifesto Einstein-Russell 1955 che nessuno può vincere una guerra nucleare. Ci dicevano già Russell e Einstein: il tema oggi non è per quale parte parteggiare, ma come evitare che vi siano conflitti armati, come trovare strumenti alternativi alla guerra, quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, articolo 11. Ma noi in tutti questi anni non abbiamo cercato i mezzi alternativi che pure i nostri movimenti propongono, penso alla campagna Un'altra difesa possibile, corpi civili di pace, eccetera. Ma anzi abbiamo sempre di più rinforzato i mezzi di guerra, per cui non abbiamo strumenti alternativi, anche quando gli stessi militari dicono, e lo dicono, basta leggere gli articoli degli ultimi mesi, ma lo dice anche un personaggio come Henry Kissinger, che è stato uno dei maggiori guerrafondai del Novecento, che questa guerra non si può risolvere. Uno di quelli che la conosce. Che insomma, la conosce, le ha volute, le ha fatte. A capo dei governi. Assolutamente sì. E quindi è proprio, come dire, l'ideologia, siamo davvero, tanto è vero che oggi non si parla neanche più di pace giusta, come dicevi, si parla di vittoria. Di vittoria, esplicitamente. Di vittoria, ma nessuno ha capito ma almeno cosa sia quello, questa insomma. Vittoria. Esatto. Cosa si intende per vittoria. E quindi siamo dentro un'ideologia di guerra, un bellicismo imperante, che se va bene può ricordare la Prima Guerra Mondiale, cioè il bellicismo che portò alla Prima Guerra Mondiale, che come disse Papa Benedetto XV allora, fu di inutile strage, e allora non c'erano le armi nucleari, che adesso invece ci sono, e sono minacciate da due superpotenze nucleari. E a questo non abbiamo posto ancora abbastanza attenzione, secondo me. Ecco, mi sembra di capire che sicuramente c'è molta attenzione, come è giusto che sia, al disarmo. E adesso noi, Pasquale, lo lasciamo andare, anche perché giustamente deve prendere fiato, deve fare il suo intervento su Don Milani. Ecco, ci sono queste bellissime figure, non possiamo arrenderci e mettere la speranza nel cestino, no? Anzi, ispirarci a questi personaggi del passato, ma non solo. Per fortuna, ecco, abbiamo persone come te e per fortuna siamo in compagnia di tanti altri protagonisti della non violenza, della cultura della non violenza, quindi di un'azione anche concreta, non violenta. E quindi noi ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo molto. Se vuoi chiudere magari dicendo qualcosa a cui terresti, non so se avete in questo momento come movimento o tu come persona, come Pasquale Pugliese, una priorità
un ultimo messaggio che vuoi dare per salutare e secondo te per dare anche magari un'ispirazione alle persone, perché spesso sono abbandonate al senso di rassegnazione, no? Di non si può fare, cosa possiamo fare noi persone comuni? Ma guarda, in questo momento probabilmente è utile ricordare la figura di Don Lorenzo Milani, di cui parleremo fra poco qui. E poi troverete sicuramente gli approfondimenti, anche noi li manderemo. Bene, grazie, ottimo. Anche perché ieri c'è stato il centenario della nascita. Allora, Don Lorenzo Milani è uno di quei personaggi che è stato dirompente nella sua epoca, pur essendo abbandonato in quel paesino sulle montagne del Mugello, dove non si è rassegnato ma ha realizzato una rivoluzione culturale che continua ancora oggi. E però lo abbiamo celebrato un po' come un santino, no? Come si fa negli Stati Uniti con Martin Luther King, di cui si è persa un po' la forza dirompente rivoluzionaria. E invito a rileggere tutti, a rileggere gli scritti, le lettere, in particolare ai cappellani militari e ai giudici del processo per il quale che ha subito per apologia di reato per aver difeso gli obiettori di coscienza in carcere, prima che ovviamente venisse riconosciuta in Italia la possibilità. Ecco, noi adesso se vogliamo davvero ricordare Lorenzo Milani, dobbiamo pensare che anche in Ucraina, anche in Russia, anche in Bielorussia, ci sono degli obiettori di coscienza che in questo momento sono in carcere, che stanno lottando contro i rispettivi regimi e che ci dicono, a noi occidentali, noi queste ragazze che presentavo prima nella frontespizio, nella copertina della rivista, sono tre pacifiste, una russa, una ucraina, una bielorussa che abbiamo ospitato in Italia, e ci dicono: non mandate armi ai nostri governi, ma aiutateci a farle mettere intorno a un tavolo. E per aiutare i governi a fare questo dobbiamo rinforzare anche chi all'interno di quelle situazioni, quei giovani che rifiutano la logica di guerra, che già stanno facendo percorsi comuni di che pace. Sono pochi, proprio perché è molto difficile, e quello è veramente un atto. Noi abbiamo proprio un'interlocuzione importante, diretta ma anche attraverso la War Resistance International, e quindi aiutare gli obiettori di coscienza anche attraverso la campagna del Movimento Non Violento e le campagne di Europe for Peace è importantissimo. E contemporaneamente fare obiezioni di coscienza noi a questa cultura di guerra bellicista e militarizzata che imperversa ovunque, e scegliere anche dal punto di vista informativo i canali che fanno disobbedienza civile alla guerra, che fanno obiezioni di coscienza, come il vostro per esempio, quello su cui stiamo trasmettendo oggi, come Azione Non Violenta, come tutti i canali anche online, oltre che quei pochi quotidiani. Questo è il nostro mondo di oggi. Le riviste cartacee che ci sono e che fanno obiezioni di coscienza e disobbedienza civile alla guerra e alla cultura di guerra che è tornata a imperversare. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie, grazie mille. Pasquale Pugliese, ti lasciamo andare. E buona ultima presentazione e soprattutto buon proseguimento nel tuo percorso. Grazie ancora. Ciao Pasquale. Noi che facciamo? Ci salutiamo? Ci salutiamo. Ci salutiamo, ma facciamo qualche altra diretta fra di noi per salutare gli amici a casa? No? Sì, sì, la faremo, ma non ufficiale, non, la faremo così, le dirette nostre che facciamo noi, un po' cacciarone, un po'... Ok, ok. Allora daremo altri segnali nel corso delle prossime ore. E nel frattempo io vi saluto, sì. Flo. Ti salutiamo e grazie. Mi dispiace. Sì, sono stati tre giorni intensi, abbiamo conosciuto persone meravigliose, vi abbiamo fatto conoscere tanti bei libri, io sono sicura che torneremo a parlare presto di questi temi e che ci saranno tante nuove e belle collaborazioni che presenteremo a voi. Dai, bello, grazie Florinda, grazie mille, ciao a tutti, ciao, a presto.